Oggi, come promesso, cominciamo una nuova rubrica sull'alimentazione. Parliamo di cibo e in particolare oggi parliamo dei peperoni. Benvenuti sul canale, io sono Pasquale e sono Nutrition e Lifestyle Coach. Come promesso nel video precedente, oggi partiamo con una nuova serie di video dedicata all'alimentazione. In particolare, analizzeremo in questi video un po' tutti i cibi. Partiamo dalle verdure in questo caso e in particolare col peperone. I peperoni sono dei frutti del Capsicum annuum, un gruppo di varietà botaniche appartenente alla famiglia delle solinacee, che includono appunto il genere Capsicum. Dei peperoni ne consumiamo il frutto, questo dapprima è verde e poi in seguito a maturazione diventa giallo, rosso, arancione oppure rimane verde, in base appunto alla varietà. Il principio attivo che dà la piccantezza è la capsaicina, che si trova appunto solitamente nei peperoncini. La maggiore quantità di solito è nei semi, ma anche presente nella polpa del frutto. L'intensità della piccantezza viene misurata secondo la scala di Scoville. Il peperoncino considerato più piccante al momento è il Pepper X, che su questa scala ha 3.180.000 unità. Il mio caro peperoncino calabrese invece si ferma solo fra i 15 e i 30.000. I peperoni si caratterizzano per un modesto apporto energetico proveniente soprattutto dai carboidrati presenti sotto forma di fruttosio. Grassi e proteine sono praticamente assenti, essendo presenti solo in quantità marginali. I peperoni sono gli alimenti che, se consumati crudi, contengono la maggior quantità di acido ascorbico, che è comunemente conosciuto come vitamina C. Possono arrivare anche a contenerne 5 volte quanto la stessa quantità di arance, che notoriamente è un frutto che viene elencato come fonte di vitamina C. Sono anche una fonte molto importante di acqua e di fibra alimentare. Inoltre, da non trascurare, è anche fonte di numerosi sali minerali, soprattutto di potassio, ma anche fonte di carotenoidi, fra cui spicca per più di tutti il beta-carotene e inoltre anche la vitamina A. Solitamente i peperoni sono anche etichettati come alimenti difficili da digerire. Ciò che è indigesto in realtà è la parte fibrosa quasi trasparente che li ricopre. Eliminando quella parte, li suderanno di pari digeribilità ad altre verdure. In generale, i peperoni verdi sono meno dolci e più difficili da digerire. Anche se abbiamo eliminato la pelle. I peperoni rossi e quelli gialli invece sono leggermente più dolci e più digeribili. In varie proporzioni e quantità sono anche presenti fonti di una certa importanza di alcune vitamine del gruppo B, e in particolare l'acido folico e la vitamina B6. Per preservare al massimo la vitamina C contenuta nei peperoni, l'ideale sarebbe di consumarli crudi. Tuttavia, per migliorarne la digeribilità, sia della vitamina C che dei vari carotenoidi, si potrebbero usare metodi di cottura dolci, come al vapore o saltati in padella, e per periodi di tempi non troppo lunghi. Essendo ricchi di acqua, hanno anche delle proprietà diuretiche. Sono pochi calorici, ma essendo ricchi di fibre hanno anche un grande potere saziante. Inoltre le fibre sono un toccasana per la naturale flora batterica del nostro sistema digerente. Essendo ricchi di vitamine del gruppo B, hanno un discreto effetto energizzante sul nostro organismo. Inoltre, la presenza di acido ascorbico e beta-carotene ne indica una particolare predisposizione antiossidante nei confronti dei radicali liberi. Sono anche presenti discrete quantità di sali minerali, quali potassio, ferro, calcio e magnesio. Ora vediamo le differenze nutrizionali fra i veri peperoni, il verde, il rosso, il giallo e l'arancione, e anche del peperoncino piccante, perché in realtà ci sono delle differenze, non sono solo nel colore. Cominciamo dal peperone verde. Come potete vedere sono ricchissimi di acqua, su 100 grammi 93 grammi sono acqua. Inoltre abbiamo circa 120 mg di potassio, che è circa il 6% della quantità consigliata giornaliera. Poi abbiamo il 21% di vitamina B6 e il 18% di acido folico, la vitamina B9. Beta-carotene, come potete vedere, è 260 microgrammi e poi è anche presente una buona quantità di vitamina K1, il 9% circa, e la vitamina A è presente sotto forma di retinolo, circa il 6%. Ora passiamo al peperone giallo. Come potete vedere, la quantità di potassio è circa il 9%, come prima. La vitamina A invece sotto forma di retinolo è leggermente scesa e così è anche il beta-carotene. La differenza sostanziale che possiamo notare è invece un incremento della tiamina, la vitamina B1, che è salita dall'1% al 10%, mentre la quantità di vitamina C, che era circa il 150% nel peperone verde, è salita al 151%, per cui è rimasta particolarmente stabile. Un incremento si ha anche nella biotina, che prima non era menzionata, ed è circa l'8%, mentre l'acido folico rimane più o meno sugli stessi livelli. Invece, se vedete adesso la sovraimpressione riguardo al peperone rosso, noterete che le differenze sono particolari. Il beta-carotene è addirittura al 544 microgrammi.
che è circa il doppio di quello che era presente nel peperone giallo. La vitamina B6 rimane circa intorno al 16%, l'acido pantoteico circa il 5% e l'acido folico invece ha un balzo fino al 38% della razione media consigliata giornaliera. Abbiamo anche un piccolo incremento della vitamina C che sale al circa 158% della quantità consigliata giornaliera. Come potete notare, anche la quantità di potassio è salita in maniera notevole. Invece passiamo adesso al peperone arancione, che è quello un po' meno trovato nei negozi, io di solito faccio fatica a trovarlo. Come potete vedere, la quantità di vitamina C è addirittura il 169% della quantità consigliata giornaliera, mentre c'è un balzo in alto per quanto riguarda il retinolo sotto forma di vitamina A e del beta-carotene, che praticamente è passato a 2013 microgrammi su 100 grammi di peperone. Qui è aumentata leggermente la quantità di manganese e anche vitamina B6 e acido folico sono presenti in quantità piuttosto rilevanti. Per cui, se proprio devo trarre delle conclusioni, direi che i peperoni arancioni sono quelli più densamente nutrizionali. Ora guardiamo un attimo il peperoncino. Come potete vedere, dal punto di vista calorico è leggermente più calorico, ma si parla veramente di una cosa irrisoria. Passiamo intorno alle 31 kcal rispetto alle 20-26 degli altri peperoni. Logicamente qui stiamo prendendo in esame un peperoncino classico, quello che gli inglesi chiamano chili peppers, perché come ben sapete ce ne sono talmente tanti tipi che sarebbe inutile e anche dispendioso in termini di tempo analizzarli tutti. Nutrizionalmente parlando, il peperoncino in realtà ha come picco eccessivo la quantità di vitamina C, che raggiunge il 281% della razione media consigliata giornaliera e della vitamina B6 che è intorno al 20%. Questo lo fa una fonte molto importante di vitamina C, per cui un peperoncino a ogni piatto, anche se siete come me che non lo mangiate il piccante, secondo me è una buona idea. E ora, dopo avervi annoiato con dei dati, voglio anche darvi qualche consiglio su come poterli preparare. Una prima idea è di farli in pinsimonio, magari insieme ad altre verdure, con una vinaigrette che potete preparare a base di olio extravergine di oliva e di aceto balsamico, in cui potete intingere i vostri bocconcini di peperone crudo o delle altre verdure. Un secondo metodo è di metterlo nel forno e, una volta che sarà cotto, di pelarlo e di aggiungerlo alle vostre salse fredde. Per esempio, io lo uso per il mio hummus e se volete vi lascio il link della mia ricetta in descrizione. Una terza idea potrebbe essere quella di farle ripiene. Potete farcirli sia in maniera vegetariana che con carne. Avrete in questo caso un enorme bouquet di sapori e di profumi. L'ultima idea che vi voglio dare è quella di usarli come contorno tipico calabrese, che sono appunto peperoni e patate. Le patate e i peperoni vengono fritti e serviti caldi. Alcune versioni vogliono aggiunta di peperoncino o di concentrato di pomodoro o anche di basilico. Come idea potete anche visitare il blog della mia cara amica Teresa Balzano, che è peperonipatate.com appunto. La sua ricetta sarà sicuramente straordinaria. Naturalmente, essendo fritto e essendo io nutrizionista, vi consiglierei di non dire in giro che avevo dato io questa ricetta. Prima di concludere vi vorrei dare anche qualche controindicazione. I peperoni sono controindicati in caso di ulcere gastriche, gastroduodenali o gastroenteroculiti, perché farebbero aumentare la sensazione di bruciore. Se ne sconsiglia anche l'uso nei bambini al di sotto di 10 anni, perché il fegato a quell'età non è ancora capace di assimilare le sostanze contenute nei peperoni in modo corretto. Inoltre, la capsaicina, anche se contenuta in piccole quantità, potrebbe irritare le mucose. Questo ve lo do più come un consiglio generale, perché io, essendo calabrese, ho mangiato peperoni da quando avevo forse 2 mesi. E sono vivo, anche se scemo. E i peperoni sono anche controindicati per soggetti intolleranti o allergici e in caso di malattie epatiche, perché appunto, come dicevo prima, potrebbero sovraccaricare il fegato. Spero che questo nuovo format della serie vi possa piacere, perché così non ci metto la mia faccia, che a volte può essere un po' timida nei video. Prima di concludere vi ricordo che potete iscrivervi alla mia pagina Facebook e alla pagina Instagram, ed inoltre, se avete apprezzato il video, di sottoscrivervi al canale e di cliccare la campanella per ricevere nuove notifiche sui nuovi video. Vi prego, lasciate un commento in descrizione per farmi migliorare il canale e un pollice in su se vi è piaciuto il video. È tutto per oggi, vi ringrazio e vi saluto con Eat Well, Live Well and Smile. Ciao ciao!